Questa puntata è presentata da Birra Minchia. Minchia con la K, eh? Minchia che birra. Ciao a tutti, amiche, amici e amiche amici. Sono qui per dirvi delle cose importanti, perché questa settimana non sono stato presente, ma ero in missione. Ma porca troia, ma si sente la tele! Dicevo, sono stato in missione. Sono stato rinchiuso per 7 giorni in un posto allucinante. Non potevo bere, né mangiare, né avere rapporti sessuali con nessuno. Soprattutto avere rapporti sessuali. Sono stato chiuso in questa prigione, bunker, chiamatelo come volete. Mi hanno chiesto delle cose, io non ho detto nulla. Perché io non sono come gli altri, non sono come voi. Sono stato zitto, ho pianto, ho riso, sono diventato pazzo. Ma questo l'ho fatto per voi, perché mi state a cuore. E l'unica cosa che voglio dirvi è che vi voglio bene. Ed adesso ho 2 coglioni così. Vabbè, adesso li ho svuotati, però sono rimasti così. Ho sentito dire che Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. In realtà sono io il nuovo presidente. Perché mi sono travestito, ho fatto la campagna elettorale. E adesso mi sono stabilito qui, alla Casa Bianca. L'ho fatto per voi, perché ci tengo e voglio darvi il meglio, soprattutto in questo programma che si chiama Special Guest. L'ho abbandonato, sì, per una settimana, ma non era mia intenzione. Dovevo capire delle cose. Adesso quelle cose le ho capite e le ho assimilate. Vi ringrazio per la disponibilità, per la comprensione e spero di regalarvi gioie, malumori, divertimento, ma soprattutto grasse, grosse, enormi risate. L'azienda agricola Morello di Castellar Ford Puma, il nuovo mezzo che rivoluzionerà il modo di viaggiare. Ford Puma! Incredibile accelerazione. Ford Puma! Tenuta di strada ai massimi livelli. Ford Puma! Consumi ridottissimi. Ford Puma! In rispetto del protocollo di Kyoto. Ford Puma! Direttamente dal passato, il mezzo del futuro. Ford Puma! Quante cose! Troppe cose! Buongiorno amici! Buon pomeriggio e buona mattinata! Siamo tornati con special guest in questa giornata molto afosa. Sì, perché io, guarda, questa notte ho montato una tenda sul balcone e ho sviluppato... Sì, l'ho montata... No, in effetti ho dormito nel letto, dentro, sì. Ah, sì, dentro casa. Dentro casa. Ottima idea. E per sentirmi un po' più in campeggio, un po' più all'aria aperta, però alla fine ha prevalso la mia ragione. Abbiamo dovuto così ricostruirci un piccolo mondo nella nostra testa per non sbarellare. Esatto. E come potete vedere stiamo benissimo. Ho adibito una parete al lancio dei coltelli, la cavia era il televisore. E sì, stiamo sbarellando un poco. Tutto bene, grazie, tutto bene. Gli auguri a Tom Cruise. Ma che cazzo vuoi? Lasciami stare, sto registrando. L'importante è mantenere la calma. Sì, in effetti l'importante è quello. Quindi con calma diamo linea alla regia per il primo per l'el. Vai regia. Ah, scusi, posso farle una domanda? Anche no. Ciao. In onda. Ciao ragazzi. Siamo arrivati al momento più bello, aspettato da tutti i nostri ascoltatori, cioè il Monviso Contest. Qua di fianco a me c'è l'ospite speciale di questa settimana che vorrei salutare. Salve. Ah, ok.
non vuole parlare, come quello della scorsa settimana. Bene, la scorsa settimana la foto vincitrice è stata questa, che il Monviso che è scampato a una bruttissima minaccia. Mi fanno dei suggerimenti ma non capisco, ecco, benissimo. Questa settimana abbiamo scelto tra tutte le foto che sono arrivate a questo indirizzo qua, che sarebbe manda anche tu le foto punto svegliati punto ti spacco la faccia punto com, perché abbiamo deciso di aprire un profilo commerciale, e questa qui. Questa fotografia rappresenta la quintessenza del Monviso. Il Monviso come non l'avete mai visto. Benissimo, ospite speciale, ti va almeno di presentare il vincitore, per cortesia? Grazie. Il vincitore di questa settimana è il dottor Mazzancolla. Ok, così. Di nuovo, sì. Grandissimo dottor Mazzancolla, bravo, si sta superando, e con questo arriva al montepremi quasi 1 milione di euro, soldi, ecco, perfetto. Grazie ancora al dottor Mazzancolla e questa foto incredibile, e lanciamo quindi la linea alla regia. Oh, ma cosa stai facendo? Ah, non si può? No. Non posso guardare il telefono mentre faccio regia? Ma non si vede niente. Ah, non si vede niente. Direttamente dalla Calabria, le ricette di Luca. Ricette tradizionali piemontesi. Buonasera, oggi vi farò vedere un piatto tipico delle valli del Monviso. Per prima cosa, prendiamo e adagiamo un quequers qui sul piatto. Poi prendiamo delle verdurine e le tagliamo. Adesso prendiamo questa sostanza vegetale che abbiamo creato e la adagiamo su quequers, così. Prendiamo l'amaro di olivo e lo adagiamo insieme a tutto il resto per dare un contrasto. Passiamo al dolce. Purtroppo non c'è nessun piatto, perché il dolce sono io. Provatela anche voi. Alla prossima ricetta. Ciao. Vi parlo da Parigi, di fronte alla Tour Eiffel. Sì, sono di nuovo qui, sto parlando di coronavirus. In questo momento la situazione pare tranquilla, ma vediamo in arrivo una signora con il cane seguita da un'autovettura. Bene, quella autovettura sta scappando perché ha visto che lo stavo riprendendo. Casalinghi, biancheria per la casa, articoli e regalo e molto altro ancora delle migliori marche, potete trovarli qui alla Casa di Gio, in via Vittorio Emanuele II a Ravello, dal martedì al sabato, dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 16 alle 19.30. Venite a trovarci, vi aspettiamo! Bentrovati amici! Anche per oggi... abbiamo le notizie della settimana. Ecco la prima. Si dice che la Terra sia piatta, che ci sia un unico universo e che in questo gli unici abitanti siano gli esseri umani. Di cazzate se ne dicono molte, ma la Terra non è piatta, c'ha le menne ed è al 70% bagnata.
Cosa devo dire? Ah, sono la terra, ho le menne e sono per il 70% bagnate. Va bene così? A posto? Ok. Prossima notizia! È stato scoperto che la birra fa dimagrire. L'analisi in questione è stata dimostrata al termine dell'Oktoberfest. Tutti i sondaggisti, dopo aver drinkato e mangiato come troie per 7 giorni, hanno rigettato al suolo il contenuto dello stomaco, favorendo il dimagrimento. Prego la regia. Mica ho capito cosa devo fare. Cioè, dovrei bere e dire che sono magro. Non ho capito. Non lo so. Beh. Buongiorno amici, vedete mi ritrovo qui sulle montagne del Cake Hong Kong che ha iniziato a nevicare. Sono qui in compagnia del mio segugio Bimbo. Come stai Bimbo? Tutto bene? È ancora molto spaventato perché questa notte è accaduto un fatto inspiegabile. Bimbo, vuoi raccontarcelo tu? Ok, niente. Praticamente ve lo spiegherò io. Bisogna fare silenzio perché non lo so se nei paraggi. Perfetto. Il mio segugio bimbo ha trovato delle orme, delle tracce di una creatura spaventosa. E io sono qui per raccontarvelo perché non voglio avere segreti con voi. È successo l'insuccedibile. Aspettate. Ma vedete amici, adesso raccolgo la mia strumentazione per farvi vedere le orme di questo grande, grande, secondo me una creatura immensa e un grandissimo uccello. Queste sono le sue orme. Si è catapultato qui in questo luogo sperduto, privo di ogni zabalà. Guardate la grandezza, guardate, guardate. No, è una cosa spaventosa. È stato fantastico, amici, vi lascio perché andrò a cercare altre creature spaventose in questo luogo, in questo cammino che dovrò fare. Spero di rivedervi. Alla prossima, ciao. Pipi papà, pipi papà. Ah, sono in diretta, va bene. Ciao, carissimi amici, ho due cose importanti da dirvi. Devo salutare Luca Tringali, un nostro grandissimo fans, nonché collaboratore, nonché autore, nonché proprietario di questo programma su Facebook. Saluti da parte di Giuseppe, che è un nostro fans mio, di ciao, non sono secco su Instagram. Ecco, sì. Ma soprattutto un'altra cosa che mi sono dimenticato. Purtroppo, non potendoci vedere, io e Mattia non abbiamo preparato la puntata della televendita, perché io non potevo lanciargli le robe e lui non poteva prenderle. Quindi torneremo sicuramente quando apriranno i porti e potremo di nuovo trovarci, faremo la televendita. Anche questa puntata è andata a farsi benedire! Volevo ringraziare Mattia che prende sempre le precauzioni più precauzionali. Come vedete sta difendendo le sue vie aeree e ma anche gli occhi, quindi non sta vedendo assolutamente nulla. Siamo passati alla fase 10. E quindi le precauzioni sono sempre a disposizione per tutti. Fase 10, ragazzi, qua le cose vanno male, ma confortatevi comunque bene. È stata proprio una bella puntata, a me non è piaciuta, assolutamente no. Per quale motivo? Perché gli ascoltatori non mettono mi piace. Ah, ancora, dove
volete mettere mi piace, cliccate qua. Adesso vi faccio un disegno. Vedete il disegno qui? Ecco, proprio lì dove sta indicando lui in questo momento. Se fate così va bene, se non fate così va bene lo stesso. Cliccate su tutto, cliccate anche su mi piace. Questa è stata una puntata storica perché è l'ultima puntata di Special Guest per il mese di novembre. Ah, mi stavo già spaventando. Mentre siamo pronti per altri contenuti per la prossima settimana. Ma non era già dicembre? Non ancora. Ah, ok, perfetto. Purtroppo ci siamo persi nel tempo. Sì, anche perché il lockdown ha bloccato tutti i cellulari, tutti i calendari e quindi nessuno sa più in che giorno viviamo. Esatto, ma noi non lo sappiamo e viviamo lo stesso. Certo, cioè, alla fine. Appuntamento alla prossima puntata, grazie di esserci stati e buon Natale. Ciao.